Buon pomeriggio e bentrovati a questa prima edizione del TG6. In apertura migliora la qualità delle acque del mare abruzzese, questo quanto è emerso dai risultati diffusi a margine del tavolo tecnico di balneazione convocato dal sottosegretario alla Giunta regionale Mario Mazzocca. Alla riunione hanno partecipato diversi amministratori abruzzesi. Il tavolo si è concentrato sulla delibera di Giunta regionale di prossima adozione per la stagione balneare che verrà, quella del 2018. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Migliora la qualità delle acque di balneazione in Abruzzo. La buona notizia è arrivata questa mattina dal tavolo tecnico di balneazione convocato dal sottosegretario alla Giunta regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca. Il 70% delle acque di qualità eccellente, con la percentuale che sale all'85% con il giudizio buono. Solo il 7% delle acque esaminate è di qualità scarsa. Dei dati impensabili due anni fa, che sicuramente presentano anche del benefico effetto dell'inverno tutt'altro che tragico e perfido come quello del 2017, ma che evidentemente risentono anche di buona parte di quei 89 interventi per 170 milioni di euro di investimento che abbiamo fatto sui nostri depuratori, il 60% dei quali sono entrati in funzione già da qualche tempo. I punti in cui la qualità è stata definita scarsa, che sono tutte vicino alle foci di alcuni fiumi, risentono della particolarità della costa abruzzese, che per esempio si discosta da quella teramana, laddove per 150 metri a destra e a sinistra le foci dei fiumi non sono state rilasciate concessioni. Noi siamo obbligati, come per lei, a effettuare i prelievi laddove c'è il rilascio di concessioni demaniali per la balneazione. Dobbiamo ancora superare alcune criticità, come per esempio le tre procedure di infrazione ereditate dal governo Chiodi, da cui stiamo progressivamente uscendo, che riguardano i depuratori di Lanciano, di Pescasseroli e altri 14 depuratori più piccoli di realtà urbane modeste di paesi. Nel 2017 i collaboratori di Arta hanno effettuato circa 1000 cambiamenti e con successive analisi al distretto di Pescara dei laboratori. Poi i dati provenienti dall'analisi delle cambiature vengono trasmesse alla Regione, al Ministero e dai comuni interessati. Quindi l'attività di Arta si basa su due momenti essenziali: le campionature con i prelievi e poi le analisi in laboratorio. Iniziamo ad aprile in realtà con degli esami preliminari e poi la stagione inizia da maggio per proseguire per tutta l'estate fino a settembre. Cambiamo pagina. Questa mattina a Penna Sant'Andrea, per la presentazione di un nuovo progetto dedicato agli integratori per lo sport, c'erano anche il vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti ed il presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino. Entrambi sono in odore di una candidatura per la poltrona di primo cittadino al comune di Teramo nelle prossime elezioni amministrative. Interpellati a proposito, rispondono così e mettono anche qualche puntino su lei. Sentiamo le interviste di Ania Cantagalli. A Penna Sant'Andrea oggi c'è il futuro candidato sindaco di Teramo per il centrodestra? Non lo so, non credo. Nella tua persona, no, ovviamente. Sono solo io, appunto, no, non c'è, quindi non c'è. Si stanno facendo riflessioni, ragionamenti per offrire ai cittadini teramani una prospettiva seria di governo con una coalizione compatta, omogenea, con un buon candidato sindaco che possa restituire fiducia alla città e possa affrontare le emergenze di cui tutti parlano, ma che poi andranno affrontate in concreto. E gli attuali candidati cosa ne pensa? Covelli, ieri Gian Guido D'Alberto che si è presentato? Mi sembrano un po' troppi. Le ultime elezioni politiche hanno insegnato che gli italiani, e quindi questo vale anche per gli abruzzesi e per i teramani, non vogliono più sentire partitini piccoli, listarelle. Renzo Di Sabatino, ho chiesto a Paolo Gatti se quest'oggi a Penna Sant'Andrea c'era il futuro candidato sindaco del centrodestra, mi ha detto di no. Posso chiedere a lei se c'è il futuro candidato sindaco di centrosinistra per il comune di Teramo? Gatti le ha detto di no? Esatto. Allora, le dico di no anch'io allora. Però così non pare, visto che sta avviando delle consultazioni all'interno dell'area del centro-sinistra. Io non ho mai detto sì a una mia candidatura. Ho ringraziato e ho detto verifichiamo qual è la situazione, perché
Le candidature non devono soddisfare la persona che riceve la proposta, le candidature devono avere delle gambe per camminare, se ce le hanno bene, se non ce le hanno no. In questi giorni sto valutando tutte le situazioni e opzioni possibili, stasera c'è una direzione molto importante del Partito Democratico in cui riferirò l'esito di questo giro, le mie considerazioni e anche le mie valutazioni per il prosieguo. Qual è lo stato del centro-sinistra attualmente a Teramo? Confuso, molto confuso. Però Renzo Di Sabatino sarebbe pronto nel caso fosse designato ad essere candidato sindaco. Da chi? Da qualcuno. Renzo Di Sabatino sarebbe pronto se intorno alla sua figura ci fosse una coalizione con un programma, un progetto, e molte delle idee che stanno emergendo sono assolutamente accoglibili, ma che abbia un senso anche di governo, perché non è tanto importante vincere, ma il giorno dopo le elezioni bisognerà iniziare ad amministrare un comune che è in una situazione sicuramente non ottimale, che ha bisogno di essere amministrato. Ecco, io vorrei che tutti cominciassero a riflettere anche sui profili degli amministratori che verranno. Stiamo parlando della città di Teramo, le cui sorti sono importanti per sé e per tutta la provincia. Adesso la cronaca, tragedia per fortuna solo sfiorata ad Arischia. Ieri nel tardo pomeriggio nel garage delle case popolari c'è stata una forte esplosione, ci sono stati anche 3 feriti, per fortuna non gravi. Sentiamo Daniela Rosone. Tragedia sfiorata ieri ad Arischia, in via Pescine, nelle case popolari dell'Ater. In un garage di un condominio che ospita 4 famiglie, un uomo di 74 anni stava effettuando dei lavori meccanici, ha detto. I carabinieri dell'Aquila stanno ancora indagando, però, per vedere se si trattava di fuochi pirotecnici, avendo l'uomo questa passione. In sequenza sono avvenute deflagrazioni di bassa intensità, fino ad arrivare a quella più forte, che ha fatto accartocciare letteralmente la basculante di metallo del garage e che ha provocato un boato simile ad un terremoto in tutto il condominio. Ferito l'uomo che stava lavorando, ma non è in pericolo di vita. Il bilancio finale è stato di 3 feriti non gravi. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri della compagnia dell'Aquila, quelli di Arischia, la municipale, e i vigili del fuoco. Danni strutturali agli appartamenti non ce ne sono stati, fortunatamente. Sono in corso altri accertamenti e soprattutto i carabinieri stanno attendendo la relazione finale degli artificieri, che si sono protratti anche ieri sera per ulteriori sopralluoghi, per vedere se c'è una connessione con eventuale materiale pirotecnico. L'immobile è sotto sequestro, il comune ha dovuto provvedere a sistemare altrove le famiglie, da valutare anche se c'è un'ipotesi di reato. Ancora una notizia di cronaca. 2 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale frontale che si è verificato questa mattina all'interno della galleria I Pianacci nel territorio comunale di Montesilvano, lungo la variante che collega la provincia di Pescara a quella di Chieti, dunque a Francavilla al Mare. 2 auto si sono scontrate mentre procedevano in direzioni opposte all'interno del tunnel che è a doppio senso. Disagi per il traffico nel momento in cui sono arrivati i mezzi di soccorso sul posto. Hanno lavorato per i rilievi e per la regolazione del traffico gli agenti della Polizia Stradale di Pescara. I 2 feriti sono stati trasportati all'ospedale civile di Pescara. Andiamo avanti adesso, i temi dell'ambiente. WWF e Lega Ambiente criticano fortemente la bocciatura da parte del governo al piano dei rifiuti varato dalla regione Abruzzo, ribadendo un secco no alla costruzione di un inceneritore che è previsto dal decreto Sblocca Italia. Sentiamo. Che un documento amministrativo si può sviluppare meglio nel tempo, però c'è il fatto che da anni, da sempre, la Regione Abruzzo approva i propri piani regionali dei rifiuti con provvedimenti di legge. E come mai non se ne è accorto mai nessuno a Roma? Se ne accorgono soltanto oggi, quando il piano prevede il no all'incenerimento, e questo ci lascia molto molto perplessi. L'inceneritore non risolve nessun problema. Allora, quando si manda il materiale a incenerimento, intanto c'è da precisare che c'è un residuo di ceneri che va dal 15 al 30%, secondo il materiale incenerito, e questo residuo va a finire comunque in discarica, peraltro è una discarica speciale. In più c'è uno svantaggio aggiuntivo enorme per le popolazioni, perché non esistono filtri capaci di eliminare ogni rischio. Gli inceneritori, e ci sono migliaia di studi medici che lo dimostrano in tutto il mondo,
gli inceneritori producono danni all'ambiente e danni fisici alle persone che hanno la sfortuna di vivere nelle zone in cui ricadono i fumi. Tra l'altro anche antieconomici, perché per funzionare antieconomici sono contro quello che dovrebbe essere la direttiva europea per i rifiuti, perché per funzionare hanno bisogno di grandi quantità di rifiuti. Man mano che si differenzia le quantità diminuiscono e gli inceneritori funzionano sempre meno, sempre con difficoltà. In Italia diversi inceneritori non ce la fanno più, dovrebbero essere chiusi e noi vogliamo costruirne di nuovi, è una follia totale. L'Abruzzo, seppur con fatica e con qualche ritardo, il suo lo sta facendo. La previsione già dell'anno scorso ci consegnava quasi il 50% di comuni al di sopra della soglia del 65% di raccolta differenziata e sicuramente ci aspettiamo un passo in avanti per il 2018, ma la vera battaglia, la vera sfida va vinta con i comuni più importanti, tra cui anche Pescara, che da oltre 20 anni cerca di realizzare un impianto di compostaggio e ci auspichiamo che in questa situazione che si è creata si porti a termine una soluzione ottimale affinché questo possa essere realizzato. Siamo consci che si vive un momento particolare tra il cambio di governo nazionale e le future elezioni regionali, però non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo, che è quello di mantenere un Abruzzo vivibile, quindi che non necessita di inceneritori e di ulteriori discariche, ma che difenda questo piano per quanto riguarda il pezzo dell'economia circolare, perché è l'unico strumento che ci permette di uscire fuori da questa difficoltà. Continuiamo a parlare di rifiuti, ma lo facciamo andando all'interno della città di Chieti, dove c'è attesa per l'assegnazione del nuovo appalto per la nettezza urbana cittadina, che dovrebbe anche incrementare e migliorare la raccolta differenziata. Nel frattempo l'assessore a ramo Alessandro Bevilacqua invita i cittadini con un appello forte a denunciare i comportamenti scorretti delle persone che non effettuano la raccolta differenziata, arrivando in alcuni casi anche a bruciare i rifiuti per evitare le sanzioni pecuniarie. Sentiamo l'intervista di Gino Di Tizio. Si è ancora in attesa l'espletamento della nuova gara che dovrebbe portare una nuova gestione dei rifiuti a Chieti. Intanto però qualche problema c'è. Da un lato aspettiamo il nuovo appalto per migliorare la raccolta differenziata con isola scomparsa e quindi levare tanti bidoni che sono distribuiti in malo modo così sul territorio cittadino. È anche vero che ci sono ancora quei casi sporadici di maleducazione, di inciviltà, dove vedono ancora discariche abusive a cielo aperto che spesso vengono anche incendiate per non far risalire a chi fondamentalmente ha commesso il reato. Quindi io faccio un appello ai cittadini di denunciare queste cose, perché spesso si ha paura, ma io è anche vero che lavorando, conoscendo situazioni del nord, dalle Marche a salire, va tutto meglio perché non si ha paura, c'è la civiltà della persona, c'è la persona fisica comune che riprende la persona maleducata. Non voglio parlare di multe pecuniarie in un momento anche di crisi, ma cercheremo comunque ancora di fare informazioni. Formazione. Andiamo avanti, non si placano le polemiche sul concorso alla Sasi S.p.A., la società che gestisce il servizio idrico in diversi comuni del Chietino. Dopo la lettera anonima recapitata al presidente della Commissione di Vigilanza della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, con i nomi dei vincitori della selezione, è partito un altro esposto diretto alla magistratura per chiedere la verifica della regolarità del concorso. Sentiamo il servizio. Dopo la prima segnalazione fatta a novembre scorso, Mauro Febbo ha segnalato di nuovo alla Procura della Repubblica, del Tribunale di Lanciano e alla Procura regionale della Corte dei Conti anomalie e criticità emerse in questi mesi e ancora da chiarire sulla selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di personale tecnico e amministrativo pubblicato dalla Sasi S.p.A. E questa è la denuncia sollevata dal consigliere regionale di Forza Italia, presidente della Commissione Vigilanza. Questa seconda segnalazione alle procure, scrive Febbo in una nota, scaturisce dall'ultima e recente lettera anonima indirizzata all'attenzione del sottoscritto in qualità di presidente della Commissione Vigilanza e inoltrata al difensore civico regionale, al procuratore generale e al presidente della Corte dei Conti. Singolare, evidenzia Febbo, come l'estensore anonimo
della lettera era a conoscenza sia dei nominativi dei vincitori del concorso sia del ruolo da loro ricoperto. Come evidenziato nei mesi scorsi durante le diverse conferenze stampa tenute a Lanciano, Febo ribadisce che l'avviso della Sasi altro non è che un escamotage per sistemare tutti gli interinali già presenti all'interno della società pubblica dell'acqua. Sui 67 posti messi a bando tramite avviso, spiega Febo, 54 figure vincitori sono già personale interinale che ricopre quel preciso ruolo. Febo aggiunge anche altre segnalazioni in merito alla vicenda. Oltre questi gravi vizi di forma e di trasparenza, nello svolgimento della selezione, dice Febo, rimangono sul tappeto diverse criticità ancora da dirimere. Ci sono 3 ricorsi al TAR, ma soprattutto rimane aperto il superamento dei criteri legislativi e di sentenze recentissime scaturite proprio dalla legge Madia, che possono determinare la selezione totalmente illegittima. Ancora avanti, il consorzio acquedottistico marsicano è stato ammesso al concordato preventivo. Il Tribunale di Avezzano ha avviato l'iter per evitare il fallimento dopo la richiesta avanzata dal management dell'ente a seguito dell'accertamento di ulteriori 13 milioni di euro di passivo. In ballo c'è un buco di bilancio di 100 milioni di euro. Sentiamo il servizio di Infomedia News. È arrivato l'ok da parte del Tribunale di Avezzano in merito all'intricata vicenda CAM. L'ufficio fallimentare ha ammesso il consorzio all'iter procedurale per il concordato preventivo. La notizia arriva 3 settimane dall'annuncio dell'ennesimo buco in bilancio della portata di 13 milioni di euro. Addizionato al debito conosciuto, la cifra record del passivo acclarato si attesta dunque intorno ai 100 milioni. Questo ha accertato il consiglio di sorveglianza nominato dalla nuova direzione del CAM, chiamata al risanamento economico e finanziario, dopo aver ultimato una prima fase di ricognizione della situazione attuale per mezzo di un'accurata verifica degli atti e delle scritture contabili dell'ente. La straordinaria attività di indagine ha disegnato un quadro allarmante portato alla luce in occasione della conferenza stampa indetta nel comune di Avezzano alla presenza del sindaco Gabriele De Angelis e dell'amministrazione locale in qualità di socio di maggioranza. La criticità dello scenario economico impone una profonda rettifica dei conti aziendali e l'unica alternativa al fallimento è proprio la procedura relativa al concordato, per la quale evidentemente risultava vincolante l'approvazione del Tribunale. Si avrà dunque una continuità dell'attività di gestione della serie. La crisi verrà cavalcata tutelando il servizio e salvaguardando tutti i livelli occupazionali. Il Tribunale ha provveduto alla nomina di 3 commissari giudiziali per il controllo delle procedure. Si tratta di Giacomo Dattorre, Riccardo Tiscini e Valerio Dell'Olio. Cambiamo argomento. Un'intera giornata di approfondimento sul fenomeno della violenza di genere è stata organizzata dall'Associazione Deposito dei Segni al Teatro Comunale di Teramo. Proiezioni, performance teatrali e dibattiti con studenti e cittadinanza partendo dal nuovo mito di Medea. Sentiamo Tania Bonici Castelli. Una giornata interamente dedicata al progetto Medea's Room contro la violenza sulle donne, quella organizzata dall'Associazione Deposito dei Segni al Teatro Comunale di Teramo. Le attività del mattino hanno coinvolto gli studenti delle scuole superiori, mentre quelle del pomeriggio e della sera la cittadinanza. Un programma ricco con proiezioni, scene teatrali e presentazione del libro della storica napoletana Laura Schettini. Da questo palco cosa raccontate ai ragazzi? Ma soprattutto li introduciamo all'interno di una problematica così drammatica e attuale che è la violenza contro la donna e la discriminazione. Siamo partiti dalla rivisitazione del mito di Medea da parte della scrittrice Christa Wolfe, che più di 20 anni fa, dopo una lunghissima ricerca, rintraccia una figura che è assolutamente diversa da quella che ci ha tramandato il mito di Euripide, soprattutto di una donna che esula in terra straniera, mantiene assolutamente salda e forte la propria identità. Quindi siamo partiti da questa destrutturazione del mito perché pensiamo che questo sia un momento importante in cui si possano destrutturare le abitudini e gli stereotipi che noi abbiamo della relazione maschio-femmina, perché possiamo invece in termini proprio di cultura proporre una equanimità di genere. Infatti il discorso importante che noi tentiamo di portare è quello di superare le paure, superare gli stereotipi per porsi in ascolto di quella che è la problematica tra i sessi. E per il contrasto a tutte le forme di violenza sulle donne, in provincia di Teramo opera il centro antiviolenza La Fenice, che sostiene le vittime che denunciano abusi e le conduce lungo un percorso di rinascita. Quali sono i dati del 2017 del centro antiviolenza La Fenice di Teramo? Le donne che sono state prese in carico nel 2017 sono in totale 71.
I dati mostrano come la violenza sia un fenomeno trasversale perché colpisce tutte le età. Abbiamo donne che vanno dai 18 fino ai 60 anni. Le donne prese in carico per la maggior parte sono italiane. Su 70 donne, 50 sono italiane. Quando voi dite prendere in carico, in che senso? Prendere in carico significa che per ogni donna noi realizziamo un progetto per il suo percorso di uscita dalla violenza, ed è un percorso che è personalizzato in base alla situazione e all'esperienza che la donna ha vissuto. Nel 2017 23 donne hanno denunciato, e questo è importante perché una grande difficoltà proprio per le donne che subiscono questa esperienza è quello di denunciare, perché hanno paura e non riescono a fare questo passo che è molto importante nel loro percorso. Adesso ci spostiamo a Penne, nell'ambito del progetto Peppino Impastato 599, e nel giorno che ricorda le vittime innocenti della mafia, il fratello del giornalista di Cinisi ha incontrato i ragazzi del liceo artistico Mario dei Fiori di Penne per trasmettere un messaggio educativo alle nuove generazioni. Sentiamo il servizio di Vestina News. Giovanni Impastato ricorre il 40° anno della morte di Peppino Impastato, una giornata importante con i ragazzi delle scuole per tenere vivo sempre un tema importante che è quello della legalità. Bisogna cercare soprattutto di trasmettere alle nuove generazioni il messaggio di Peppino, che non è soltanto un messaggio di impegno politico, di rottura, di impegno civile, ma soprattutto è un messaggio educativo per loro, per le nuove generazioni. Oggi è il 21 marzo, è la giornata della memoria e dell'impegno, e proprio in questa giornata, che ricorda un po' tutte le vittime della mafia, è giusto che si organizzino questi incontri. Quanto è difficile far capire ai ragazzi il messaggio che voleva dare Peppino? Ma è difficilissimo, perché purtroppo i ragazzi sono distratti da tutta una serie di messaggi negativi che arrivano soprattutto dai mass media, ed è chiaro che per noi è difficile smontare determinate cose, per noi è difficile smontare questi messaggi che vengono appunto da questo mondo, però dobbiamo insistere tantissimo. Questo incontro nasce da un progetto intitolato Peppino Impastato 599, che porterà nel mese di maggio, 9 maggio, data in cui ricorre il 40° anno dell'uccisione di Peppino Impastato, all'installazione di alcune opere realizzate dai ragazzi proprio nella piazzetta a lui intitolata, e che sarà un momento per far sì che i ragazzi abbiano piena consapevolezza di quelle che sono state le realtà di quegli anni, ma soprattutto piena consapevolezza della legalità, dei loro diritti e dei loro doveri per poter essere veramente dei cittadini attivi. Supportare e assistere i papà, anche quelli divorziati o separati, è questo l'obiettivo dell'associazione Sono Papà, presentata a Chieti nel giorno dedicato alla festa del papà. Sentiamo il servizio. Un'associazione per difendere i papà e promuovere la genitorialità responsabile, quella presentata a Chieti proprio nel giorno della festa del papà, il 19 marzo, nella sede della Camera di Commercio di Piazza Vico. L'associazione si chiama Sono Papà e si propone, grazie alla collaborazione di figure esperte, di favorire il recupero del concetto di rispetto dei diritti, sostenendo interessi dei soggetti più deboli e in particolar modo dei figli, offrire un aiuto ed un sostegno sociale ed assistenziale ai padri separati o divorziati tramite azioni sociali e culturali a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. Il nostro obiettivo è quello di creare i presupposti per una bigenitorialità, cioè dare la possibilità al bambino, durante la fase di separazione dei genitori, di usufruire e di godere della presenza sia del papà e della mamma. Quindi abbiamo fatto degli accordi anche con degli psicologi e con altre strutture affinché si possa dare un sostegno ed evitare tutte quelle che sono rapporti conflittuali nella coppia, in famiglia, dal momento che comunque
il primo soggetto che ne soffre e che ne paga le conseguenze è il bambino. Dal convegno è emersa la voglia di collaborare sicuramente tra le diverse associazioni e le diverse identità territoriali in favore del, in questo caso della paternità e comunque della bigenitorialità, quindi la voglia di considerare madre e padre come pari merito nella gestione dei figli e soprattutto il fornire dei servizi che siano adeguati a questa coppia genitoriale, a tutelare dei minori e sicuramente a creare, a co-creare una famiglia più funzionale. Oggi doppia seduta per il Pescara che si è rimesso al lavoro dopo la serata conviviale di ieri in un noto ristorante di Silvi Paese offerta dal neotecnico Epifani per cementare il gruppo. La squadra è attesa da un esame molto difficile domenica prossima quando il Delfino ospiterà la capolista Empoli, una sfida cui il Pescara può guardare con più fiducia dopo la buona prestazione di Avellino. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Il pareggio del Partenio Lombardi ha restituito alcune certezze al Pescara. Intanto, dopo molto tempo, si è rivista una squadra con spirito che ha messo sul campo voglia di lottare e intensità. Qualità che nella gestione di Zeman, anche in concomitanza di vittorie, erano mancate. Sono questi i segnali più positivi in vista della parte finale di stagione e di un segmento di campionato molto impegnativo. Altro aspetto da non sottovalutare è la produzione offensiva, tornata ad essere più che accettabile, con due gol segnati e altre occasioni create e non concretizzate. Nel 3-5-2 varato da Epifani, Mancuso ha tratto giovamento, lui che ha una carriera trascorsa da attaccante da 4-3-3. Ad aiutarlo anche il lavoro sporco svolto da Pettinari, che se dai primi di dicembre non trova la via del gol, d'altro canto si è reso utile aprendo spazi al compagno di reparto. Resta il fatto che il Pescara non ha vinto ed anzi ha rischiato la beffa nel finale. Pagate alcune piccole disattenzioni, il gomito alto di Perrotta sul rigore dell'1-1, il rinvio di Balzano sui piedi di Di Tacchio sul 2-2, ma più in generale il nuovo assetto va assimilato. La difesa a 3 dovrebbe dare maggiori certezze nella fase difensiva, ma c'è da affinarla e i miglioramenti potranno vedersi se e quando Epifani recupererà Ugo Campagnaro e Cesare Bovo, che conoscono a menadito i meccanismi della difesa a 3. Se per l'argentino ci sarà ancora da attendere, Bovo invece si allena da giorni in gruppo ed Epifani lo getterà presto nella mischia, se non domenica con l'Empoli, magari da giovedì prossimo per la trasferta di Brescia. L'ex Torino è la guida ideale del reparto, con attitudini da regista arretrato vista la facilità di calcio. Per la gara coi toscani mancheranno i nazionali Capone e Valzania. Pesantissima l'assenza del centrocampista, straripante la sua prestazione in terra irpina con l'unico neo della mancata palla gol del potenziale 0-2. Probabile sostituto sarà Macin, a meno che Epifani non adatti a mezzala uno tra Carraro e Baez. Di contro però ci sarà la capolista Empoli, che ha numeri da capogiro, non perde dal 12 novembre e la serie utile di 16 gare consecutive, iniziata già con l'ex tecnico Vincenzo Vivarini, cui appartengono le prime 5 di questa serie, poi proseguita da Aurelio Andreazzoli. Nel girone di ritorno i toscani hanno collezionato 23 dei potenziali 27 punti, hanno il miglior attacco con 65 gol, 38 dei quali appartengono alla coppia d'oro Caputo 21, Donnarumma 17, primo e secondo nella classifica dei bomber. Insomma, battere la capolista sarà una mezza impresa cui il Pescara può ambire con la rinnovata autostima ritrovata da Avellino. Per cementare il gruppo, il tecnico Epifani ieri sera ha portato a cena tutta la squadra al ristorante La Vecchia Silvi di Silvi Paese. Oggi doppia seduta, domani e dopodomani sedute singole, sabato la rifinitura. Scendiamo di categoria, passiamo al Teramo, turno infrasettimanale per il campionato di Serie C. E più tardi, alle ore 16:30, il Teramo sarà in campo al Druso di Bolzano per sfidare il Südtirol. Diversi nodi di formazione da sciogliere per il tecnico Ottavio Palladini, che potrebbe ripresentare Milillo nella difesa a 3. A centrocampo Graziano potrebbe strappare una maglia da titolare. Per l'attacco molto dipenderà dalle condizioni del bomber Bacio Terracino e di Tulli.
valutazioni saranno fatte dal tecnico Palladini in base agli impegni ravvicinati di questa settimana, alle condizioni del campo e alla presenza di ben 4 diffidati, cioè Caidi, Milari, Sales e Varas, alcuni dei quali saranno risparmiati. Collaudato 3-5-2 per il Sud Tirol, che punta su 2 abruzzesi, l'attaccante Costantino, già 12 gol in campionato, e il regista Berardocco. Dirigerà Lorenzini di Castelfranco Veneto. Dobbiamo continuare in questo percorso positivo, ha dichiarato l'allenatore del Teramo alla vigilia del match. Abbiamo aggiustato la fase difensiva rischiando poco o nulla in queste ultime sfide. Ora dobbiamo migliorare in quella propositiva. Sarà una gara difficile, molto tattica, ha concluso Palladini, magari sulla falsariga di quella già vista all'andata. Andiamo in Serie D adesso, incontro affollato quello di ieri sera nella sala del Lance tra tifosi comuni, gruppi organizzati e supporters trust che hanno ribadito al comune dell'Aquila, nella persona del sindaco e dell'assessore allo sport e vice sindaco, la loro ferma volontà di mettere fine all'era Chiodi e dunque di aprire un nuovo capitolo per quanto riguarda l'Aquila Calcio. Si fa strada anche l'ipotesi di una società parallela. Sentiamo. Da una parte c'è una squadra, c'è un allenatore, gente che ha dimostrato in campo quello che doveva tra mille difficoltà societarie, silenzi e assenze. Dall'altra c'è una tifoseria ormai stanca che ha un pensiero fisso, quello di cacciare i mercanti dal tempio. Così hanno ribadito anche gli esponenti del Supporter Trust nell'affollata assemblea dal titolo Dignità per i nostri colori. Via questa società hanno ribadito i tifosi al sindaco, all'assessore allo sport e al vice sindaco. L'era Chiodi e Company per loro è giunta definitivamente al capolinea. Ma la soluzione alternativa è nel momento in cui abbiamo un bilancio consuntivo al 30 giugno 2017 che ancora non viene approvato, che potrebbe forse essere approvato nei prossimi giorni, ma senza un'iniezione poi di risorse fresche, che sono quelle che servono, diciamo, per portare avanti la società. Quindi nel momento in cui non c'è più un'intenzione di fare calcio in maniera seria, l'unico progetto serio per quanto ci riguarda è ripartire da capo. Il sindaco Biondi da parte sua ha detto quello che il comune può e non può fare. La società non può più percorrere una via di mezzo, deve decidere o di onorare il campionato portando a termine quello che c'è da fare oppure chiuderla qui e non trascinare più avanti l'agonia. Si fa strada anche quella che ad oggi rimane solo un'idea, un'ipotesi, quella di creare una nuova società parallela, come accade in molte città italiane. Tutto da vedere, tutto da verificare. Intanto c'è un'assemblea dei soci imminente, il 23 in prima convocazione e il 26 in seconda. Nei punti all'ordine del giorno anche le dimissioni dell'AD Davide Miani. È tutto per questa prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.